Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo5.0.tv. Ci troviamo in questo momento a Pescara, all'interno dell'aula del Consiglio Comunale, del Comune appunto, dove fra pochi istanti riprenderemo i lavori del convegno dal titolo Riprendersi la sovranità, organizzato da Noi Sovrani. Allora, a questo punto vorrei approfittare di questi pochi secondi di tranquillità prima dell'inizio per presentarvi due persone che in modo del tutto volontario e gratuito stanno prestando la loro opera per la regia. Allora, la regia stamattina l'ho fatta io, avevo solamente Eusebio che faceva le riprese con la seconda telecamera. Adesso io vediamo se riesco a inquadrarvi Eusebio. Eccolo qui, adesso fra poco ve lo faccio vedere. Non è un grosso... Ecco, questo qui è Eusebio, che è colui che ha fatto le riprese con la seconda telecamera, che è quella che state vedendo in mano, questa qui bianca. Ecco, anche se questa telecamera in onda adesso salta continuamente, quindi mi sa che la togliamo e mettiamo l'altra. Ecco, questo test è stato molto utile per renderci conto di questa cosa. Allora, Eusebio, ti sto mandando in onda, eh? Ok, benissimo, allora andiamo subito a interrompere questa cosa perché non va bene, l'abbiamo interrotta e mettiamo l'altra telecamera, quindi questa la togliamo e quindi a questo punto stiamo rimettendo in pista quell'altra. Questa qua non va bene assolutamente, la spegniamo, quindi... fissa, ok, modifiche, scusate cari amici, stiamo aggiustando qua la telecamera, il bello della diretta, esatto, perché quella lì saltellava, è un difetto che ha sempre avuto ed è confermato. Allora, mobile e fissa. Ecco qua. Questa è la telecamera fissa, cari amici, quindi torniamo un attimo con quella interna, eccoci qua. Quindi vi ho già presentato Eusebio, quindi il cameraman alla seconda telecamera, adesso vi presento, mi sono dimenticato il tuo nome, Pierluca, eccolo qua, Pierluca è lui che curerà la regia della parte pomeridiana, visto che appunto nel pomeriggio è previsto anche un mio intervento lì sul tavolo dei relatori e quindi ho chiesto nel pubblico se c'era qualcuno desideroso di fare la regia e Pierluca si è prestato gentilmente, quindi grazie da parte mia e a nome del pubblico che ci segue. Siamo pronti? Okay. Allora cari amici, io chiudo questo microfono, vi saluto, vi auguro buon divertimento e soprattutto buona informazione e a questo punto credo che la parola spetti a Gianluca Monaco, che è già pronto, quindi le telecamere di Gianluca sono fissa e mobile, ok? Dimentichi di Panasonic, fissa e mobile, ok? Quindi adesso la fissa noi la giriamo per inquadrare Gianluca, ok? E possiamo cominciare, quindi... Gianluca, ecco il titolo. Cari amici, buona visione, ci vediamo più tardi e godetevi gli interventi. Ecco, adesso vedete gli interventi di Gianluca Monaco, Pierluigi Paoletti di Noinet, Rossella Fidanza, poi arriverà anche Paolo Tanga e nel frattempo da qualche parte ci sarò anch'io. Grazie Gianluca, a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, bentornati alla sessione pomeridiana di questa prima tappa del tour nazionale Noi Sovrani, che vede la costituzione e la presentazione di una lobby economico popolare per tutti quelli che sono stanchi di sentire le chiacchiere nei vari convegni sulle origini della crisi, le chiacchiere dei vari economisti che propinano ognuno la propria teoria, vuol dire che nessuna è vera. Se ognuno ne ha una propria. Ebbene, noi siamo stanchi di tutto questo, l'abbiamo detto stamattina, lo ribadiamo anche oggi pomeriggio, siamo stanchi, vogliamo agire. Le aziende oggi sono in crisi, non citiamo i dati delle chiusure aziendali dell'ultimo anno, ma anche degli ultimi 7 anni. Oggi è giunto il momento di iniziare a dire basta le chiacchiere, basta quello che passa in televisione, basta quello che la politica fa o non fa. Noi agiamo, ci autodeterminiamo con dei progetti seri, concreti, per riappropriarci di quelle che sono, innanzitutto, la nostra sovranità
a livello personale, ma soprattutto anche a livello economico. Quindi con la creazione, per qualcuno sarà brutto dirla la parola lobby, è un inglesismo, ma creiamo una comunità economica per tutelarci e per ovviamente poter resistere in vita, economicamente in vita. Questa mattina abbiamo, gli ospiti di questa mattina sono stati molto puntuali nei loro interventi e hanno aperto un po' le menti a quella che è la filosofia di Noi Sovrani e a quello che Noi Sovrani si propone di fare. Oggi pomeriggio entriamo un po' più nello specifico con alcuni progetti che già fanno parte dei servizi che Noi Sovrani offre. Ripetiamo nuovamente che il sito non è ancora aperto al pubblico, verrà aperto nei prossimi giorni. Il sito sarà www.noisovrani.it. Quella che vedete oggi è un'anteprima del sito, dove troverete tutti i servizi che il progetto offre e i progetti che sono in fase di decollo e di stesura. La schermata, adesso approfittiamo, vediamo subito, vi apparirà con un banner scorrevole. Cliccando sul banner scorrevole accedete a quel tipo di servizio. Ad esempio ci soffermiamo su Ubiter, o anzi su Banca Merci, che abbiamo parlato stamattina. Banca Merci è il precursore, quindi è propedeutico come progetto a quello che sarà il progetto di barter, quindi di scambio commerciale in compensazione senza l'utilizzo di euro o comunque in percentuale. Quindi quando si parla di uscita dall'euro, noi comunque la realizziamo senza aspettare normative o leggi o chissà che, ma tanto probabilmente non ne usciremo mai, quindi noi comunque ci adoperiamo ugualmente. All'interno dei servizi che sono già operativi, quindi c'è la Banca Merci, c'è il servizio Ubiter, che è una piattaforma dedicata alla formazione online, cioè chi è padrone di una determinata materia può insegnarla su un canale dedicato che si chiama appunto ubiter.it e può vendere il proprio servizio. Ovviamente tutti coloro che sono interessati a quel tipo di materia andranno a quel tipo di corso, a pagamento o gratuito che sia. Un altro aspetto è il lavoro con noi. Stamattina abbiamo detto che Noi Sovrani si sta strutturando a livello territoriale e quindi cerchiamo figure che possano collaborare con la struttura sia a livello comunale, provinciale, regionale, per creare proprio poi tutta la rete a livello nazionale tra persone ed aziende. Quindi all'interno del sito troverete anche un form, se andrete su quella pagina Lavora con noi, dove dovreste praticamente inserire i vostri dati come se fosse una specie di curriculum. Verrete ricontattati, i curricula verranno vagliati e sarete ricontattati. Per quanto riguarda le aziende, la stessa cosa: un'azienda che vuole mettere sul mercato i propri prodotti in un circuito, comunque su una piattaforma di distribuzione, non deve far altro che entrare lì, inserire i propri dati, la tipologia merceologica di quello che vende, la tipologia merceologica di quello che richiede. E poi c'è l'aspetto fondamentale di cui parleremo adesso con Rossella Fidanza, che riguarda la consulenza legale e l'assistenza legale alle aziende che fanno parte di Noi Sovrani. Noi Sovrani, ovviamente, lo ripetiamo, oltre a creare una piattaforma di distribuzione di servizi, ha anche la possibilità di offrire servizi di assistenza e consulenza legale, soprattutto oggi che l'anatocismo bancario ormai è stato riconosciuto in quasi tutti i contratti di aperture credito, finanziamenti e mutui. Quindi è un servizio che noi dobbiamo assolutamente dare alle aziende che entreranno in Noi Sovrani. E per questo, diciamo, più specificatamente ce ne parlerà Rossella Fidanza. 20 minuti a disposizione. Ah, grazie. Ok. Devo tenerle in mano, posso. Puoi anche metterlo in mano. È meglio che lo metti in mano.
Bravo, infatti, perché io... Un, due, tre, prova. Mi sentite? Vedermi mi vedete perché è impossibile che non mi vediate, quindi insomma. Allora, io vi parlo come un'ex imprenditrice che ha visto la sua azienda fallire per colpa dell'usura bancaria. Nel giro di 7 minuti è stata dichiarata fallita, senza possibilità di appello perché non ci hanno neanche avvisato. Io nella mia società parlavo del discorso dell'usura, ho iniziato nel 97-98, proprio appena entrata, mi ero accorta che c'erano delle questioni che non rientravano in un discorso legale. I miei soci non mi hanno mai dato retta e la cosa è andata a finire così. Però questo mi ha spinto a approfondire una serie di studi, di leggi e tutto quanto, e mi sono accorta che in realtà il problema dell'usura, non tanto dell'anatocismo, perché oramai l'anatocismo è stato relegato a un illecito civile, e quindi se voi chiedete alle banche un risarcimento sull'anatocismo, le banche vi dicono fatemi causa, perché tanto non c'è un problema penale che potrebbe invece subentrare che spesso subentra nel discorso dell'usura. Allora, adesso sono uscite tantissime sentenze, tantissime normative che sono proprio a favore delle aziende che subiscono usura quotidianamente. Io ho fatto davvero tante perizie e penso di non averne mai trovata, forse una per uno 0,01% che non superava il tasso soglia. Non esiste un discorso univoco, nel senso che le banche applicano tutti, ognuna di loro applica un proprio sistema, però il risultato porta sempre lo stesso, ovvero rubare, perché io non ho paura di dirlo questo, le banche rubano i soldi ai correntisti, che siano privati, che siano aziende. Io ho trovato usura penale anche su conti in attivo. Le banche però che cosa fanno? Adesso sto seguendo un discorso delle analisi peritali per un discorso che riguarda una causa che riguarda mio padre, che ha citato UbiBanca, ci tengo a dirlo, una delle tante che abbiamo citato, in giudizio proprio per usura. E il problema sono questi, che i CTU, cioè i tecnici che sono nominati dal tribunale, quindi fanno giuramento e ne rispondono civilmente e penalmente se sbagliano una perizia, sostanzialmente seguono quello che è la perizia di parte della banca, che si rifà alle circolari dell'Istituto di Vigilanza della Banca d'Italia, che per inciso è sotto inchiesta per concorso in usura bancaria. Allora, prima cosa, le circolari della Banca d'Italia, è uscita una sentenza della Corte di Cassazione nel 2011 che spiega precisamente che le circolari non rappresentano una fonte di diritto, essendo Banca d'Italia un istituto privato che appartiene alle banche ed è quindi come una qualsiasi società che emette una circolare e che vale solo per il suo interno, non hanno valore legale. Quindi se voi vi trovate a dover fare una contestazione, perché tendenzialmente i CTU seguono quello che dicono le banche, allora potete chiedere la ricusazione del tecnico nominato dal tribunale, perché le normative che disciplinano l'usura bancaria, sia sui mutui che sui finanziamenti, carte revolving, addirittura sulle cartelle Equitalia, sono tante,
ma sono anche vecchie, perché partiamo da un articolo 644 del codice penale che stabilisce che tutti gli interessi, allora lo leggo perché non vorrei dire idiozie, perché non me lo ricordo a memoria, sono un po' emozionata, scusatemi. Allora, l'articolo 644 del codice penale stabilisce che quello che è il limite oltre il quale gli interessi tutti sono considerati usurari. Ma in più dice un'altra cosa, ovvero che se ci sono degli interessi che comunque non superano il tasso soglia, ma che sono considerati sproporzionati rispetto alla prestazione di credito ricevuti, rientrano nel discorso dell'usura. Faccio un esempio, voi fate un finanziamento di 10.000 euro, restituite 17.000 euro, si fanno i conteggi, si fanno le perizie, il finanziamento non risulta usurato, secondo poi un'altra legge che vi dirò e altre sentenze della Cassazione. Però è chiaro che se io prendo 10.000 euro di finanziamento e ne restituisco 17, quei 7.000 euro sono assolutamente sproporzionati rispetto all'importo che ho ricevuto come finanziamento e quindi rientrano e sono sancibili proprio di denuncia penale per usura. Esiste poi un altro articolo che è l'articolo del codice civile, è il 1815, che parla di anche lì di interessi usurari. Io vi ricordo che il codice civile e il codice penale non sono nati ieri, però di usura bancaria si parla oramai da 2 o 3 anni, e questo c'è da chiedersi. Io mi chiederei il motivo perché non se ne è mai parlato prima, perché comunque, visto che il codice penale e il codice civile esistono da una vita, perché non sono stati applicati anche alle banche? Probabilmente perché le banche, e anche se vado in diretta lo dico, non me ne frega niente, bustarellano i giudici che sono collusi. A me è capitato di vedere persone che hanno con perizie alla mano, carte alla mano, conti matematici alla mano che dimostrano usura, hanno ricevuto una sentenza contraria, perché anche la perizia del CTU non è una perizia vincolante per il giudice. Il giudice può comunque decidere a prescindere. Gli sei antipatico di dire no, per me questi conti non valgono. Adesso magari cambia un pochettino perché c'è la responsabilità civile dei magistrati e quindi probabilmente ci penseranno un po' di volte prima di dire una cosa, di andare contro il 2 più 2 uguale 4. Allora, comunque, esiste questo articolo, il 1815 del Codice Civile, che dice che se sono convenuti degli interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti. Però in realtà noi sentiamo parlare tanto di usura da 2 o 3 anni, direi dal... C'è stata una legge fondamentale che ha riformato il 644 del codice penale, che è la legge 108 del 1996, ha dato la prima stoccata alle banche, dicendo che nel calcolo del tasso soglia comunque devono essere comprese ogni tipo di spese, di remunerazioni, per cui la spesa per il bonifico, la spesa se c'è un confidi che la banca vi obbliga ad avere per avere un affidamento bancario, la spesa dell'assicurazione che la banca vi obbliga, assicurazione sulla vita, perché l'imprenditore adesso chissà come mai deve pagare 30 euro al mese ogni volta, 26-24 da Unicredit, mi viene in mente adesso che è una delle ultime che ho visto, come assicurazione sulla vita, che comunque casualmente se l'imprenditore, facendo corna, scusatemi, decede, è a favore della banca e non degli eredi dell'imprenditore. Però questo le banche non lo dicono. Allora, questa legge, la 108 del 96, dice che tutte le spese che ci sono, che pesano su un discorso oltre gli interessi, devono essere calcolati e sommati e concorrono a formare il TAEG definitivo che serve per verificare se c'è il superamento del tasso soglia. Escluse le tasse, quindi esclusi i bolli che si mettono normalmente, che chiedono, c'è la banca che ne chiede 18,45, c'è quella che ne chiede 75, io non ho ancora capito sulla base
su che base le banche chiedono, perché secondo me l'imposta di bollo è un'imposta di bollo e deve essere quella, è una tassa, non capisco perché una banca ne chiede uno, un'altra banca ne chiede 100, però succede così. Nel 2013 andiamo avanti perché esce una sentenza della Corte di Cassazione che è la 350, che dà un'altra stoccata alle banche e dice che gli interessi che superano il limite del tasso soglia si considerano usurari anche nel momento della pattuizione. Questo cosa vuol dire? Comprendendo anche gli interessi di mora. Vuol dire che quando voi firmate un contratto di mutuo, in quel momento, se voi avete un tasso che è dichiarato e nel contratto di mutuo c'è scritto anche l'importo del tasso di mora, sommati superano il tasso soglia, il mutuo è usurato e quindi è nullo, e con la clausola di nullità diventano nulle anche tutte le conseguenze che derivano dal mutuo, quindi l'ipoteca sulla casa, ogni tipo di altra remunerazione, e c'è l'obbligo del risarcimento. Andando avanti ancora, sempre nel 2013, c'è una sentenza nella Corte d'Appello di Venezia che dice che a quel punto, riconoscendo sia la 108/96 sia la 350 del 2013 della Cassazione, dice: a questo punto abbiamo superato la soglia, dobbiamo inserire tutte le spese, tutto quanto, va benissimo, ma facciamo un passo avanti, obblighiamo la banca forzosamente a trasformare il finanziamento o il mutuo che sia o l'affidamento in un credito non oneroso a tasso zero. Questo è quanto, ma le banche non lo dicono, le banche si rifanno sempre alle circolari della Banca d'Italia che, ripeto, non hanno valore legale. Si rifanno a un discorso di intimidazione, per cui spaventano, ti dicono: ti porto via la casa, ti porto via di qua, ti porto via di là, non sai cosa ti succede, ancora un po' ti minacciano di portarti via i figli. Ebbene, sappiate che la prima casa, a meno che non sia accatastata come bene di lusso, è impignorabile e invendibile anche senza usura, sia da parte di Equitalia per il decreto del fare, sia da parte delle banche per la sentenza 34 del 2013 della Corte di Giustizia Europea. Allora, purtroppo siamo in Italia e la legge non è uguale per tutti. Mentre le banche possono farti un decreto ingiuntivo, voi non potete fare un decreto ingiuntivo a loro, non potete chiedergli indietro i soldi. Dovete fare un percorso diverso, dovete fare prima una lettera di messa in mora, a cui la banca risponde chiaramente picche, perché non è così scema da mettervi per iscritto: sì, è vero, ti ho usurato. Poi dovete fare una chiamata in mediazione, che se fatta bene ha un senso decisamente importante, perché la mediazione per legge si deve concludere in 90 giorni, comporta che ci sia chiaramente una perizia fatta in un determinato modo, poi vi spiegherò una cosa sulle perizie, e ci sia un mediatore, le persone della banca e l'attore, chi porta la banca in mediazione. Allora, perché è importante la mediazione fatta bene? Voi tenete conto che nella mediazione viene redatto un verbale ed è fondamentale, secondo me, chiedere sempre la mediazione agli ordini degli avvocati, perché ha un peso più importante. Vi spiego per quale motivo. Innanzitutto, dipende dall'avvocato e dal CTP, dal perito di parte che partecipa alla mediazione, ad essere abili nel far mettere a verbale ogni singola trattativa, ogni singola parola, ogni diniego da parte della banca. Alla fine, mettiamo che la mediazione non ha un effetto positivo, succede che il verbale, timbrato e firmato dal mediatore che appartiene all'ordine degli avvocati, acquisisce un valore legale fondamentale, perché diventa un atto che, se presentato a un giudice, è un atto esecutivo.
Ovvero, siccome la mediazione è stata studiata appositamente per evitare che ci fossero troppe cause che oberassero di lavoro i tribunali civili, allora il giudice, quando gli arriva una cosa del genere e vede che nonostante ci siano state promesse, dice ok, rinuncio a questo, rinuncio a quest'altro, rinuncio a quest'altro, la banca dice sempre di no, e il giudice dice va bene, allora sai che facciamo? A Milano è già successo parecchie volte, ma non solo a Milano, fortunatamente si sta spandendo in tutta Italia questo discorso. Dice vabbè, facciamo una cosa, iniziamo a darti 100.000 euro di danni subito e poi partiamo con la causa a spese della banca. Quindi vi dà un atto che è un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della banca, per cui voi potete andare in banca con quell'atto, lo mostrate, la banca vi deve dare i soldi, non ve li dà, tornate con l'ufficiale giudiziario e pignorate la banca, che non è poi una cosa brutta, dà anche una certa soddisfazione, specie considerando che è l'inizio, è la partenza di quello che poi arriverà dopo. Sì, come no? No, ci mancherebbe. Avevo ricevuto una comunicazione da un amico perito che mi diceva che le banche aggirano questa cosa, nel senso che quando va all'ufficiale giudiziario gli danno un assegno circolare intestato al tribunale, no. Per cui, da quello che è una intervista di un amico perito che ho trovato pochi giorni fa, forse lui si riferiva al tribunale, non so, di Padova o non so di dove, in cui diceva che così, in questo modo, la vittima, diciamo, deve aspettare che si sia concluso il procedimento per poter incassare questo assegno circolare. No, ci mancherebbe altro. Quello probabilmente è un caso, dipende da cosa poi ha scritto il giudice nel decreto, perché se il giudice mette nel decreto che devono dare questi soldi al correntista, l'assegno circolare deve essere intestato al correntista, non certo al tribunale. Per cui se il giudice ha fatto un decreto che non era completo del nome, le banche fanno questo discorso, ma sono sancibili di denuncia penale perché fanno un reato. Okay. A proposito di denunce penali, io vi potrei fare un elenco su cui staremmo qui fino a domani mattina. Ad esempio, una cosa che succede alle aziende, succede oramai da 2 anni a questa parte, le aziende di botto si trovano delle lettere, pur lavorando tranquillamente, pur facendo girare i fidi, pur pagando i mutui, i finanziamenti e tutto quanto, si trovano di botto delle lettere di rientro. Alcuni gentili ti danno 5 giorni di tempo, altri te ne danno 1 direttamente. Allora, questo, se è un fido a scadenza, la banca lo può fare. Cioè, se voi avete un fido con rinnovo annuale, la banca lo può fare, ma è obbligata per legge, a proporvi un piano di rientro che deve contenere dei dati specifici. Ci sono delle normative specifiche che dicono che il piano di rientro non deve superare il tasso di interesse legale, mentre invece le banche si limitano a dire mi rientri di 1.000 euro al mese senza dichiarare gli interessi. Devono spiegare la quota di capitale e la quota di interessi, devono dire che quando devono scrivere specificatamente quando deve decadere il beneficio del termine, ovvero se uno non paga una rata decade il beneficio del termine e quindi la banca può fare un'azione esecutiva, ma soprattutto deve spiegare perché non ha rinnovato il fido, e questo non lo fa nessuno. Stiamo parlando sul fido a scadenza. Sul fido a revoca, invece, la banca può revocare un fido solo per giusta causa. E questo è sancito sia dal codice civile, che dal testo unico bancario, che dal codice penale. Allora, cosa vuol dire? Che se voi avete un affidamento e lo utilizzate normalmente, non andate fuori fido, oppure la banca vi concede di andare fuori fido perché vi applica gli interessi al 19% e tutto quanto, e quindi
autorizza sostanzialmente lo sforamento dell'affidato e di botto decide no, vi tolgo tutto, allora compie un reato penale che si chiama interruzione abusiva del credito. Per questo voi potete andare a fare denuncia e richiedere i danni. E solitamente il giudice su queste cose, specialmente perché sono situazioni che portano alla chiusura sempre più spesso di aziende, i giudici in questo momento ci vanno già abbastanza pesante. Altra cosa da dire è che quando fanno un mutuo, quando fate un mutuo ad esempio, la banca segue il circolare della Banca d'Italia solo quando gli fa comodo. L'Istituto di Vigilanza della Banca d'Italia impone alla banca di presentare almeno 3 settimane prima del rogito un premutuo, ok? Proprio per evitare il giochetto che fanno le banche, che ti dicono oggi ti propongo un tasso del 5%, quando vai a fare il mutuo lo leggono tutto in fretta, tutto quanto, tu non ti accorgi, magari il 5% è diventato il 7%. Allora, per evitare una cosa del genere, le banche devono dare un precontratto. Tanto è vero che in ogni contratto di mutuo o di finanziamento, se voi andate a vedere, c'è scritto sempre. Allora, le parti mutuanti dichiarano di aver avuto l'informativa prevista dalla Banca d'Italia, cosa che in realtà non fanno mai. A quel punto esiste l'onere della prova. Se voi non l'avete ricevuto, fate un esposto, la banca deve dimostrare di avervi dato questo contratto, di modo che il giorno del mutuo le clausole siano le stesse, gli interessi applicati siano gli stessi, e deve avere una firma per ricevuta. Se la banca non produce questo contratto, questo precontratto, il contratto di mutuo è nullo, il che non vuol dire che voi non dovete più pagare niente. Il capitale comunque, anche se questi non ce l'hanno, perché in realtà loro hanno la riserva frazionaria del 2%, il 98% sappiamo benissimo che fanno una bella digitazione se lo creano da soli, però in realtà voi comunque la casa l'avete comprata, i soldi, anche se virtuali, ve li hanno dati per comprarlo. Allora, diventa nullo in che senso? Nel senso che tutto quello che voi avete pagato fino a quel momento viene imputato a versamento in conto capitale, si rimodula il piano di ammortamento che non deve avere interessi. Cioè, spesso e volentieri su situazioni del genere ci si trova che non solo avete già finito di pagare il mutuo, ma vi devono dare indietro anche dei soldi. Come, ad esempio, è uscita una sentenza della Corte di Cassazione a novembre dell'anno scorso, che parla esplicitamente di un discorso che le banche sono solite fare, che è la segnalazione in centrale rischi. Voi non pagate una rata, due rate, tre rate, questi segnalano. Segnalano la sofferenza, segnalano il ritardo. La Corte di Cassazione dice, sapete cosa c'è? Se voi fate questa segnalazione, voi fate un danno al cittadino, perché il cittadino non ha più possibilità di avere accesso al credito. Provate ad andare a chiedere un affidamento se avete una segnalazione in centrale rischi. Allora, che cosa ha imposto la Cassazione con effetto retroattivo? Tra parentesi, per cui stiamo parlando anche di cose che sono successe magari 5 anni fa, dice: voi dovevate informare il cittadino con raccomandata ricevuta di ritorno 30 giorni prima, dicendogli se entro 30 giorni non rientri da quello di cui sei esposto oppure non troviamo un accordo transattivo, io procedo con la segnalazione in centrale rischi. Altrimenti la segnalazione in centrale rischi è illegittima e obbliga la banca a risarcire per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da aziende e da persone fisiche. Questo riguarda anche Equitalia, perché sempre la Cassazione ha imposto ad Equitalia la stessa cosa,
cioè prima di fare, adesso sono tutti preoccupati perché è entrato in vigore il nuovo sistema del fermo amministrativo, che poi in realtà è un po' una sciocchezza, nel senso che se uno ha una macchina e è l'unica macchina che ha e la usa per lavorare, il fermo amministrativo non si può mettere. Ma in ogni caso Equitalia deve avvisare sempre 30 giorni prima, con raccomandata ricevuta di ritorno, il contribuente dicendo: guarda che se tu non rientri, non fai un piano rateale, non troviamo un accordo e tutto quanto, io procedo con gli interventi coercitivi per recuperare il mio credito. A questo proposito vi voglio dire che in autotutela, e quindi in modo completamente gratuito, tant'è vero che i moduli dell'autotutela ci sono proprio sul sito di Equitalia, voi potete contestare, a parte la sentenza della Corte Suprema che adesso ha attaccato i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, e stiamo aspettando la seconda che attaccherà anche quelli di Equitalia, per cui lì ci sarà la marea di ricorsi. Su Agenzia delle Entrate ne sono già partiti, penso che su Equitalia ci saranno le code come si vedeva una volta, perché si farà a pugni per presentare il ricorso. Comunque Equitalia pratica usura perché illegalmente, nonostante la legge imponga ad Equitalia di, nel piano di rateizzazione, di non applicare l'ammortamento alla francese, Equitalia lo applica regolarmente. Allora, un'altra sentenza della Cassazione recente ha stabilito, e anche tra l'altro tre sentenze di tre commissioni tributarie sparse un po' in tutta Italia, hanno stabilito che se si verifica con un controllo semplicissimo, un discorso, è anche quella una perizia, ma è una cosa proprio semplicissima, se si verifica che ci sono degli interessi non dovuti, la cartella è nulla. E si fa in autotutela, cioè voi stampate i vostri moduli, li compilate, fate riferimento alla cartella, chiedete un discorso peritale e con la perizia a quel punto dichiarate, chiedete in base alla sentenza di Cassazione, che chiaramente il perito vi deve indicare, il discorso della nullità della cartella. Allora, però Equitalia fa un po' la furba, un po' come fanno le banche, che sanno che i periti bravi ce ne sono pochi, perché sono pochi quelli che conoscono le leggi, che si tengono informati, e quindi sanno che normalmente una persona che fa una perizia, ad esempio su un affidamento, guarda solo gli estratti conti e scalari, dove ci sono gli interessi passivi, quindi numero creditori, numero debitore, finita lì. E cosa fa poi la banca? Mette tutte le varie spese, tipo adesso non c'è più la commissione di massimo scoperto, però la commissione di messa a disposizione fondi, la commissione di istruttoria veloce, tutto quant'altro, la commissione di sforamento, perché già uno paga il 18% di interessi perché è andato fuori fido, ma in più si paga in percentuale che può variare dai 10 ai 21%, sono quelle mediamente che ho trovato io, si trova anche un addebito di questo tipo, e lo trova dove? Negli estratti conti mensili, perché il 99% dei periti gli estratti conti mensili non li sta a controllare, perché è difficile fare i calcoli, è lungo, è molto più facile prendersi l'estratto conto scalare e tirare giù una cosa del genere. Allora, quello che vi volevo dire sulle perizie, che fare una perizia, stamattina stavo parlando con una signora che mi ha mostrato una perizia completamente sbagliata, ok? Due secondi solo. Allora, fare una perizia sbagliata significa dare in mano alla banca un'arma micidiale contro di voi. Significa prendersi una denuncia per calunnia, prendersi la richiesta di risarcimento per il buon nome della banca, quando voi siete le vittime. Ok? Quindi dovete essere più che sicuri delle persone a cui fate fare perizie, e i veri professionisti che fanno perizie stragiudiziali, perché in realtà non servono le perizie depositate, non chiedono cifre folli, perché non serve. Certo, il lavoro c'è,
Io ne faccio tante, il lavoro c'è, ma chiedere 2.000 euro per una perizia è un furto. E tutti quelli che chiedono cifre del genere casualmente si perdono. Perdono le cause, si beccano tutte le spese di liti, si beccano di tutto e di più. Allora, state attenti a queste persone che sono davvero dei rapaci, e il 99% di queste società o associazioni hanno stranamente una partecipazione bancaria. Ultima cosa di Equitalia, poi chiudo perché sennò lui mi ammazza. Volevo dirvi che Equitalia fa un po' la furbetta, esattamente come le banche nascondono i costi grossi negli estratti conti mensili. Equitalia, quando uno fa la domanda in autotutela, e io ne ho già fatte un po', e mi sento chiamare dalle persone e mi dicono: oh, ma sai che mi è arrivata una lettera non raccomandata di Equitalia che mi dice: guarda, inizio a mandarti un po' di bollettini, comincia a pagare senza che sia firmata, senza niente. Allora, questo perché? Perché il centro di elaborazione delle richieste in autotutela è uno solo ed è a Cremona. Ha tempi di risposta che variano da 8 mesi a 1 anno e mezzo, e per tutto quel periodo il contribuente è esentato dal pagamento di qualunque rata. Equitalia non può agire verso il contribuente, però prova a mandare queste letterine sempre per il discorso di incutere paura, come fanno le banche. Allora smettiamo di avere paura e iniziamo a fare paura a loro. Preziosissima Rossella, molto preziosa, e come avete ben capito affidatevi a professionisti tipo il Consul Egix, che è partner di noi sovrani. E adesso lascerei, scusate, era un intreccio di cavi, sì. Allora, a questo punto variamo un attimo la scaletta, perché così Salvo poi può andare direttamente in regia per quando toccherà a Pierluigi, e parliamo dell'altro tipo di obiettivo che si pone noi sovrani, che è quello della creazione di un polo mediatico televisivo e web, radio, totalmente indipendente dai le canoniche e i classici poteri finanziari che oggi hanno in mano l'informazione. Grazie. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Gianluca e gli altri organizzatori di questo convegno per l'invito, perché ogni volta che ho l'opportunità di incontrare tanta gente e poi di trasmettere su Salvo 5.0 le informazioni come quelle a cui abbiamo assistito oggi, per me ovviamente è un'occasione imperdibile, e quindi veramente grazie, ma non così per dire, perché veramente ci tengo, perché ho visto nella chat che tanti utenti erano veramente molto molto contenti e soddisfatti di quello che hanno sentito. Poi allora io sono qui perché appunto da un paio d'anni ho cominciato a cercare di fare informazione in modo assolutamente, come dicono alcuni, sgarrupato, ho fatto come in casa, nulla di professionale. Però semplicemente con un'idea in mente, cioè quella di informarmi in modo libero e provare a informare gli altri in modo altrettanto libero, quindi senza nessun tipo di legami, eccetera. Quindi vabbè, probabilmente qualcuno di voi mi conosce per la mia storia di attivista. Io sono stato attivista convinto per un bel po' di tempo, poi ho deciso a un certo punto di mollare l'attivismo politico, era con il Movimento 5 Stelle, proprio perché mi sono reso conto che fin quando io fossi stato un attivista non ero del tutto libero, perché magari se dovevo muovere una critica a una cosa che faceva Beppe o qualcun altro, dicevo: ah, però sono uno di loro, come faccio, eccetera, ah, ma guarda questo, e così. Questo in primis, e poi perché se devi essere veramente libero tu puoi testimoniare quello in cui credi o in cui hai creduto, però a quel punto devi rompere il cordone ombelicale. E insomma, alla fine, per farvela breve, a dicembre del 2013, quindi ormai quasi 1 anno e mezzo fa, ho deciso di smettere di essere un attivista. Poi conservo rapporti di amicizia, di affetto per tantissimi di loro naturalmente,
tante cose che fanno, per esempio l'ultimo post di Beppe dove ha detto basta con le parole, ho detto cazzo, ci sei arrivato finalmente, era da 2 anni che te lo chiedevo, quindi mi sono preso anche il merito, ecco, di averlo svegliato. Ovviamente lui non sa neanche che io ho fatto degli appelli a lui, Beppe, lasciane 10 alla Camera e 10 al Senato, gli altri in mezzo alla strada a spiegare a Auriti. Però io nella mia somma, come si può dire, megalomania, mi sono convinto che forse in qualche modo ho influenzato. Per esempio, io ospito da 2 anni persone come, come Marco Saba, come Cosimo Massaro, come Daniele Page, Nicoletta Marina Forcheri e tanti altri nel mio canale. Finalmente sul blog di Beppe Grillo appare un'intervista a Daniele Page, che io intervisto da anni, fa una rubrica tutti i lunedì sul mio canale e dico, oh che bello, cazzo, si parla di Auriti sul blog di Beppe Grillo, che prima tutti mi... Come? Ma poi manipolato. Vabbè, sì, l'hanno tagliata un po', però dai, comunque si è parlato di Auriti, questo è innegabile. E prima tutti dicevano, ah, ma Beppe nel 97, ai tempi di Apocalisse Morbida, parlava di Auriti, adesso non ne parla più. Bene, finalmente ne riparla. Quindi in qualche modo, a forza di pungolare da una parte e dall'altra la gente che protesta, eccetera, finalmente... forse hanno capito che il concetto che Beppe diceva, se entri nel signoraggio è un turbine, poi non esci più, eccetera, eccetera. Questa io gliel'ho detto anche ieri, nel mio, mi scappa la diretta di ieri, ho detto, senti Beppe, io ti voglio bene, ma questa è una stupidaggine. Ho usato un'altra parola che finisce per ata. La stessa cosa la dicono tanti giornalisti, anche il mio amico Gianluigi Paragone dice che non si può parlare di Auriti perché la gente non lo capisce. Ma chi l'ha detto? Io queste cose le spiego anche a bambini di 5 anni e lo capiscono facile, basta fargli qualche esempio. L'esempio dell'arancia, per esempio, che spesso racconta Marco Saba e, o tanti altri, cioè è veramente un concetto elementare. Forse è più complicato capirlo per un adulto perché è stato imbottito di stupidaggini per 40 anni magari, ma comunque sono concetti che si possono comprendere facilmente. E allora, insomma, io ho deciso che è molto più importante fare informazione che fare politica, perché la politica fatta all'interno del palazzo, se non si raggiunge la consapevolezza della gente, non serve a niente, perché la gente vuole sentir parlare di mafia capitale, di corruzione, di queste cose qui, senza capire che quant'è la corruzione. C'è chi dice 60 miliardi, c'è chi dice 120. Facciamo una cosa, diciamo 200, siete d'accordo? C'è qualcuno che offre di più? Ok, 200 miliardi di corruzione. Marco Saba 2 ore fa ci ha detto che le banche rubano 2.100 miliardi, cioè più di 10 volte quello che probabilmente è la corruzione. E allora di che cosa stiamo parlando? Io dico sempre, cioè, scusate se insisto sul movimento, ma c'è proprio questo affetto antico, cioè risorse come Luigi Di Maio, che è una persona stupenda, che quando va in televisione la gente ha orgasmi cerebrali a sentir parlare Luigi, è una risorsa sprecata, per me dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, ma non per parlare di mafia capitale, per parlare di Auriti, per parlare della truffa delle banche. Non si sente, non si sente. Ma non importa, ma vedi, ma scusami, sta parlando di 50.000 euro, ma senti, ma non sono niente, non sono niente. Stiamo parlando di 200 miliardi di corruzione che non sono niente e tu mi parli di 50.000 euro. Non ha senso, scusami. Quindi io dico che veramente se non c'è la consapevolezza della gente, tutto il resto... Ipotizziamo che per miracolo domani va al governo il gruppo politico più illuminato del mondo, proprio ancora meglio del Movimento 5 Stelle. Non fa niente, l'abbiamo visto, al Ministero delle Infrastrutture, chi era il ministro? Lupi? No, era in calza il vero ministro Ombra. Al Ministero della Giustizia, chi è? Non so neanche chi è il ministro, come si chiama il Ministro della Giustizia adesso? Orlando, non è mica lui, è il capo di gabinetto, ora non mi ricordo il nome, ma il mio amico Paolo Ferraro mi ha spiegato chi è il vero ministro ombra della giustizia, e questo vale per tutti i ministeri. Cioè non esiste un governo che possa veramente fare le cose fino a quando non c'è la consapevolezza del popolo. La stessa cosa vale anche per i tribunali. Per esempio, oggi in Italia abbiamo 2 magistrati, uno è Varone, che proprio mi pare che sia proprio di questi posti qui, e l'altro è Ruggiero, che è a Trani. Bene, che sono 2 eroi. Ruggero sta facendo delle cose pazzesche contro le agenzie di rating, eccetera, eccetera. Però purtroppo questi qui sono lasciati soli, rischiano ogni giorno di essere trasferiti, se non peggio. Quando possiamo sperare che sempre più magistrati intraprendano questa strada? Quando si capiscono, quando si rendono conto che il popolo è dalla loro parte. In questo momento purtroppo ci sono, vabbè, una parte di giudici corrotti, lo sappiamo, ce lo diceva Rossella prima, che prendono proprio le bustarelle, ok? Poi un'altra parte, che secondo me è la più grande, che sono onesti ma ignoranti e soprattutto non hanno le palle,
perché sanno che la gente queste cose non le capisce, quindi dice io mi devo mettere, per esempio io presenterò, spero settimana prossima, comunque a breve, una denuncia penale contro Federico Ghizzoni e tutto il consiglio di amministrazione di Banca Unicredit, perché io ho due mutui con Unicredit, non pago da maggio del 2014 per tutti i motivi che vi ha spiegato prima Rossella, e però subisco delle minacce tutti i giorni. Settimana scorsa mi telefona mia moglie, la mia ex moglie, piangendo, dicendo che aveva ricevuto una lettera dove dicevano questi 12.000 euro che tu ci devi dare ce li prendiamo da un altro tuo conto dove sei inattivo, cosa che non possono assolutamente fare perché il conto è cioè il suo conto è solo suo, il mutuo è cointestato, per tutta una serie di cose non si può fare, però loro lo scrivono, ovviamente scrivono la clausola se previsto dalle norme contrattuali. Quindi io se li vado a denunciare per minaccia dicono no, ma noi ti abbiamo scritto se previsto dalle norme contrattuali. Tu aspetta che io faccio la denuncia e posso parlare tu per tu col giudice. Me ne sbatto le palle se c'è scritto, se è previsto. La mia ex moglie era terrorizzata quando ha ricevuto quella lettera, perché loro usano questo sbilancio, no? La banca, la grande banca contro un piccolo cittadino. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere pronti a rischiare una fettina del nostro fondoschiena, perché fino a quando aspettiamo che venga il Beppe Grillo di turno, il Salvatore della Vade di turno, non succederà mai niente. Dobbiamo essere noi a metterci in gioco, a fare delle denunce, a rischio anche di essere controdenunciati per calunnia o per diffamazione, visto che io di queste cose parlo sempre in diretta con centinaia di persone che mi ascoltano, però dobbiamo farle queste cose. Se diventeremo, infatti io dico, quanti minuti ho? 5. Ma l'hai detto a caso però, non ce l'hai un orologio. Vabbè, comunque mi bastano, anche 4, anche 4. Quindi io ho lanciato una campagna che si intitola Adotta una banca denunciandola. Ognuno di noi ha dei contatti con la banca. Bene, io per esempio ho contatti con due mutui con Unicredit, denuncerò Unicredit. Magari tu ce l'hai con Intesa o con un'altra banca. Se ognuno di noi va a fare una denuncia, e queste denunce diventano migliaia, i giudici dicono, cavolo, si stanno svegliando finalmente questi caproni. Beh, allora forse magari qualcuno di questi viene rinviato a giudizio e poi io non lo voglio in galera, io non voglio Ghizzoni in galera. Io Ghizzoni vorrei andarci a mangiare una pizza con lui, vorrei che lui capisse che deve smettere di... No, io non sono vendicativo. Quindi deve smettere di pagare bustarelle ai giudici e magari altre bustarelle che poi vanno a finanziare l'ISIS o altre cose, e invece pagare un po' di tasse, fare un bilancio pulito, come ci ha spiegato Marco, e quindi con un bilancio pulito automaticamente abbiamo già un gettito, magari col 27%, di 600-700 miliardi. 600-700 miliardi di gettito fiscale che oggi è zero delle banche. Voi potete immaginare quanti redditi di cittadinanza, quanti ospedali, quante scuole potremmo fare con tutti quei soldi lì. Ecco, basta questo. Quindi questa è la mia campagna che ho lanciato, spero veramente che diventi virale. Soprattutto ho chiesto qui, sì, che la politica potrebbe essere utile, perché voi immaginate se un Beppe Grillo, che appena dice qualcosa dice devo fare uno scorreggio, ha 20 giornalisti appresso che sono lì pronti a sentire la puzza. Se lui dicesse conferenza stampa, ho denunciato la Banca Carige, poi l'indomani arriva Alessandro Di Battista, ho denunciato la Banca di Roma, l'indomani ancora arriva Paola Taverna, ho denunciato la Banca Intesa. Lo capite la guerra che succederebbe? I media a parlare di queste cose, la gente dice, cavolo, ma qua si possono denunciare le banche? Ah, ci picchia, allora lo faccio anch'io. E a quel punto potremmo arrivare all'obiettivo, ripeto, nessuno in galera, semplicemente rimettere le cose a posto, anziché aspettare che Papa Francesco accolga l'invito di Marco Saba di aprire una banca onesta, potremmo trasformare in oneste tutte le banche esistenti. Secondo me è possibile, basta che ci mettiamo d'accordo e siamo un pochino più di pochi pazzi sparsi per l'Italia, fossimo 1.000, 2.000, 3.000, è fattibile domani mattina, questa è la mia opinione. Ecco perché ho capito che l'informazione è importante, la rete è importante. Oggi a pranzo ho parlato proprio con... Nicoletti? Come si chiama? Allegretti, chiedo scusa, ho parlato, eccolo, è Nico Allegretti, ecco perché è Nicoletti, chiedo scusa, con Allegretti ho detto facciamo una bella intervista, spieghiamo queste cose alle persone, perché oggi io sono convinto, nonostante ci sentiamo ganzi, noi la rete, siamo dei trogloditi della rete in questo momento, noi non la stiamo usando affatto. Se noi riuscissimo, va bene che la rete in Italia fa schifo e c'è qui lui che ci spiegherà perché e come si può migliorare, ma se noi veramente riuscissimo a utilizzare la rete con tutte le potenzialità che offre, potremmo diventare veramente un popolo sovrano, come ci insegna una scuola e come purtroppo non è. Io ho finito, grazie. Grazie Salvo, grazie. Allora, giustamente, come dice Salvo, per fare comunque informazione, soprattutto via web, bisogna potenziare la rete. Ricollegandoci al discorso di questa mattina, che noi ormai non siamo neanche più proprietari e sovrani delle infrastrutture
neanche di quelle della rete, perché ormai sono comunque in mano a concessionari, e che sono questi concessionari delle multinazionali, quindi non fanno altro che comunque drenare gli utili che noi gli paghiamo sulle bollette dei contratti nei loro paradisi fiscali o negli stati in cui hanno la residenza fiscale. Soprattutto poi, come diceva Salvo, non è che la rete oggi, al di là degli investimenti a debito che sta facendo lo Stato per la banda larga, siano poi accessibili comunque a tutti. Noi oggi parleremo con Pierluigi Paoletti di un progetto veramente autarchico, forse un po' troppo, però è un progetto di riappropriazione, come diciamo anche stamattina, dell'etere, di quello che ci appartiene, cioè di Internet, perché Internet deve essere nostro e non possiamo permettere che comunque sia gestito soltanto da grandi gruppi di potere finanziario che, controllando poi le reti, controllano anche l'informazione e tutto ciò che vi passa. Le potenzialità di questo strumento che si chiama Noinet ce le illustra Pierluigi Paoletti, che è il presidente, e soprattutto ci illustrerà il perché è nata Noinet. Sì, grazie. Ci facciamo un cambio. Allora, Noinet, già il nome evoca qualcosa, e questo è proprio importante in questa sede, perché noi, se ci organizziamo, probabilmente riusciamo a fare cose che attualmente ci sembrano impossibili. Per quanto riguarda quello che abbiamo sentito fino a oggi, essenzialmente un'ambientazione monetaria, quindi partendo dalla scarsità della moneta, abbiamo visto come si può ovviare alla scarsità della moneta scambiandoci le merci e i servizi, e vediamo che in tutti gli ambiti viene riproposto uno schema. Lo schema è quello della scarsità invece dell'abbondanza. Noi viviamo in un'allucinazione dove ci viene fatto vedere un mondo di scarsità, e ovviamente questa scarsità ha un prezzo molto elevato, mentre noi viviamo nell'abbondanza. Però naturalmente vivere nell'abbondanza dobbiamo dimostrarlo. Allora, la rete in questo senso è qualcosa che, in maniera forse propedeutica, ci può far toccare una cosa del genere. Allora, innanzitutto noi abbiamo visto come la banda larga in Italia sia stata prima ovviamente fatta dallo Stato, quindi dal pubblico. Poi tutte le infrastrutture fatte con i nostri soldi sono passate ovviamente al privato, quindi il privato praticamente non ha fatto altro che beneficiare degli investimenti fatti da tutta la collettività. Abbiamo della fibra, per esempio, che scorre nelle nostre autostrade. Questa fibra, fatta con i soldi pubblici, è passata al privato, insieme ovviamente alle autostrade. Stessa cosa ferrovie, stessa cosa addirittura noi abbiamo quasi una sovrabbondanza di fibra, che però per l'80% è spenta. Quindi sembra strano, ma questa cosa ci fa vedere come questo meccanismo della scarsità: io ti do un servizio che non è assolutamente utile per fare determinate azioni lavorative, divulgative, eccetera, perché naturalmente la rete attualmente non funziona, e ve la faccio pagare tanto. Questo è un po' il concetto. Allora, da qui Noinet, Internet ci appartiene. È un po', come dire, una frase che riprende quella che Winston Cerf, che è uno
dei fondatori di ARPANET, che poi è diventata Internet, e per lui la frase totem di Internet è Internet is for everyone, cioè Internet è per tutti. E questo è anche il manifesto dell'Internet Society internazionale. Oggi noi dobbiamo fare un salto di qualità, probabilmente alla luce anche del fatto che la rete la costruiamo giorno per giorno con le informazioni che ci scambiamo noi, e sono miliardi e miliardi e miliardi di informazioni, e quindi queste costituiscono la rete, per cui da Internet è per tutti a Internet ci appartiene. Questa è la velocità media della banda larga in Europa. Noi siamo quel puntino più rosso, un penultimo, quello quasi più basso, che è prima della Turchia, e sono nemmeno 5 megabit in download. In upload, non so se sapete la differenza, ma download quando scarichiamo i dati, upload quando tentiamo di mandarli. Dico tentiamo di mandarli perché la differenza tra download e upload è di circa, un rapporto è di 1 a 10, 1 a 20. Quindi praticamente se la velocità media in download sono 5 megabit, la velocità di upload è 0,5, se va bene, o se no 0,2, 0,3. Alcune statistiche veloci veloci, giusto per dire quanto siamo ancora nell'età della pietra della banda in Italia. Il 34% degli italiani non ha mai usato Internet, solo il 4% delle imprese usa Internet per vendere le merci. La digitalizzazione di un territorio porterebbe invece ricchezza per l'1,5% l'anno per 10 anni, quindi in 10 anni aumenta la ricchezza della comunità del 15%. Una famiglia potrebbe risparmiare 230 euro al mese in servizi che naturalmente la digitalizzazione potrebbe portare, e in tempo che risparmierebbe, e i posti di lavoro sarebbero tantissimi, perché questo è praticamente un settore ancora vergine. Allora, bisogna chiedersi sostanzialmente, noi siamo analfabeti digitali perché siamo un po' decoccio, come dicono a Roma, oppure perché abbiamo semplicemente uno strumento che non assolve la sua funzione? E allora qui subentra un altro tipo di ragionamento. Se io penso da solo e sono confinato, e questa è una delle azioni che il sistema opera, quindi isolare la persona, farla sentire da sola, e nel momento in cui è da sola ovviamente la persona è passiva, non riesce quindi a reagire, e quindi da qui tutta quella storia che abbiamo sentito di vessazioni, che naturalmente sono tantissime, specialmente in ambito finanziario. La soluzione ovviamente è il noi, quindi dall'io passare al noi. Organizziamoci, vediamo come la comunità, se si organizza, può dare vita a quella che è la terza via tra il pubblico statale e il privato. Il pubblico statale ha fatto determinate cose in Italia che in maniera quasi automatica poi, per vicissitudini varie, sono passate tutto al privato. Se guardiamo la storia, questo è quella che io chiamo la legge del pendolo. Il pubblico costruisce, il privato ne beneficia, e poi ritorna al pubblico per ripassare al privato. Questo storicamente, se andate indietro nel tempo, potete verificare quello che vi dico. Allora, da questa loop che non ci fa più uscire, noi dobbiamo uscire da questa cosa. Noinet che è? È la comunità che si organizza, è una cooperativa, per la gestione di un bene collettivo. Internet è un bene comune, come l'acqua. Internet è un bene collettivo, è un commons, cioè è qualcosa che appartiene alla comunità, per cui è illogico che dia un profitto privato. Infatti, Noinet è una no profit utility. Non vuol dire che non fa profitti, ma che questi profitti vengono ripartiti in tre direzioni.
potenziamento della rete, abbassamento dei costi di abbonamento, sostegno economico a progetti di alto valore sociale per la collettività. Qui vediamo come è strutturata la rete adesso. Alla vostra sinistra, quella centralizzata, ovvero sia quella che è attualmente da uno a molti, e questo è il concetto per tanti servizi, tantissimi servizi che noi sfruttiamo. Uno offre un servizio e molti ne usufruiscono. Quella dall'altra parte è quella decentralizzata, ovvero sia, per esempio nell'ambito di internet sono le centrali di quartiere di Telecom sostanzialmente. Noi invece stiamo passando a un'evoluzione che è quella di una rete distribuita. Vedete la differenza, non ci sono concentrazioni di potere, ma una rete distribuita ha un equilibrio di carico, ogni nodo riceve, ritrasmette, è collegato agli altri. E questo è poi il perché Noinet. Noinet praticamente, come vedete qua nel disegno, è essenzialmente un insieme di antenne che prendono da internet e quindi sono collegate alla fibra ottica, ma come vedete antenne che stanno sui tetti di ogni abitazione permettono di rilanciare il segnale, e invece di scavare e mettere fibra ottica, che voi sapete che costa tantissimo, noi mandiamo un segnale radio. Ovviamente i costi, come vedete e come potete immaginare, sono sensibilmente diversi. Tutta questa nuvola, la parte rossa infatti è il collegamento di tutte le persone che sono collegate insieme, e permette di avere essa stessa una rete, cioè all'interno di della rete comunitaria che non esce su internet noi viaggiamo a 50-100 megabit, per cui immaginate quanti servizi la comunità potrebbe organizzare, dallo streaming di eventi ovviamente locali a delle web tv che naturalmente si occupano di notizie locali, e tutta un'altra serie di servizi. Poi tutta questa nuvola si aggancia ad internet tramite la fibra ottica. Dice bello, ma quanto costa? Noinet si finanzia attraverso le quote sociali. Entrate nella cooperativa e pagate 200 euro. Questi 200 euro Noinet li usa per finanziare le apparecchiature, l'infrastruttura, compra le antenne e le installa. Questi 200 euro, come tutte le quote sociali, possono essere restituite, quindi ritornare in possesso di chi le ha date, nel momento in cui si esce dalla cooperativa, quindi chiamiamolo un fondo cauzionale. Quanto costa? Costa come una normale ADSL, una rete asimmetrica, ma poi vedrete quali differenze ci sono e sono abbastanza importanti. 20 euro, oppure se si è associati ad Arcipelago Shack, alla solidarietà che cammina, 18 euro e 2 shack. Gli shack sono un'altra questione importante che naturalmente fa parte di tutto il processo e magari vi rimando a un approfondimento di questo, tanto su internet ci sono tantissime informazioni. Che cosa offre in contropartita? Si offre una linea di questo tipo. Qui è uno speed test fatto a Roma, a Monteverde, a dicembre scorso, e voi da lontano magari non lo vedete, ma sono 40 megabit in download e 35 in upload. Quindi una rete simmetrica, che non è quindi asimmetrica come le nostre ADSL di scarsissima qualità, che ha un costo commerciale di questo tipo. Vedete, queste sono le tabelle prese da un sito che fa correlazione di tariffe, e le tariffe per 8 megabit simmetrici, cioè in download e in upload, sono 708 euro mensili. E tutto questo noi possiamo darlo invece, molto di più, a 20 euro o 18 euro e 2 shack.
Questa vi fa vedere, vi fa toccare con mano quella che è la potenzialità che noi abbiamo di creare infrastrutture gestite dalla collettività per la collettività. Ora, se noi riusciamo in qualche maniera a riprenderci in mano questa sovranità che fa parte di tutto un processo di sovranità, le sovranità sono, noi le abbiamo identificate più o meno, sono sette, da quella alimentare a quella territoriale, a quella politica, a quella educativa, per arrivare poi a quella fondamentale che è quella personale, che è la consapevolezza di ciascuno di noi, richiamata da tante persone che qui hanno parlato prima di me. Cioè, sono tutte questioni, sovranità, che noi ci dobbiamo riappropriare, di cui ci dobbiamo riappropriare, però dobbiamo sentirle dentro. E allora questi progetti servono proprio per far sì che questa cosa dia la dimostrazione, toccare con mano quello che noi possiamo fare, con poco, con niente, perché 200 euro rimborsabili, ragazzi, capite cosa vi sto dicendo, di che tipo di cifre si stia parlando per la banda larga in Italia, 8 miliardi mi sembra di ricordare, contro una sciocchezza come 200 euro che dà quegli standard. Noi abbiamo oggi oltre 200 soci connessi tra Roma e il litorale romano, a nord di Roma, e ovviamente siamo in espansione. Ci è costato tantissimo all'inizio perché ovviamente dovevamo affermare un concetto, ma questo concetto adesso si sta affermando e adesso noi siamo in grado di poter dire che la cosa è possibile, funziona e naturalmente può essere replicata. Adesso noi possiamo fare una vera e propria rivoluzione nella vera liberalizzazione dell'ultimo miglio, che se non lo sapete praticamente hanno liberalizzato nel 2006 l'ultimo miglio, quindi si poteva cambiare operatore, ma l'unico operatore, tutti gli altri hanno detto: ma perché non pagare Telecom per fare quello che non ha mai fatto, ovvero sia la manutenzione del trasporto della banda dalla centrale di quartiere fino a casa col doppino di rame? Quindi praticamente noi abbiamo una struttura assolutamente obsoleta che andrebbe completamente rifatta e la paghiamo profumatamente al solito gestore monopolista che prima era pubblico e oggi è privato. Quindi la vera liberalizzazione invece è quella che facciamo noi, cioè portare la banda larga e ultralarga effettivamente nella casa delle persone, cablando tutti gli appartamenti. Come lo facciamo? Attraverso una banda simmetrica, che aiuta la digitalizzazione di un territorio, ma soprattutto salvaguardando quella che è la net neutrality, cioè la rete deve rimanere neutra. E adesso è in gioco una guerra potentissima delle grandi players, parlo naturalmente di partite di calcio, di cinema, che vogliono avere delle corsie preferenziali nella rete. E questo sarebbe la morte della rete, la morte della democrazia in rete. Noi dobbiamo preservarla e se noi abbiamo la struttura, l'infrastruttura che distribuisce la banda, ovviamente questo verrà preservato. Se invece l'infrastruttura è in mano ai privati, basta pagare naturalmente. Questo ne toccate con mano già con i cellulari. Ci avete un massimo di navigazione per un giga che poi una volta utilizzato naturalmente crolla la velocità di banda, no? Se però guardate le partite di calcio o i film di qualche organizzazione, non intacca il vostro traffico dati. Allora capite bene che già questa è una corsia preferenziale, un'autostrada dove qualcuno sfregge a 200 all'ora e quell'altro tutti incolonnati a 60. Così non va. Quindi attenzione, perché questa è una delle sfide a cui siamo chiamati a rispondere. Gli apparati quali sono? Sono questi. Come vedete, impatto visivo praticamente nullo. Sono antenne, questa è un'antenna omnidirezionale, quella circolare sopra. Sotto c'è un'antenna che invece riceve, quella sotto ha più o meno queste dimensioni,
quindi bassissimo impatto visivo, emissioni elettromagnetiche pari da un 10 a 15 volte inferiori a quelle di un cellulare, di uno smartphone, quindi normate dalla legge, quindi non è vero tutto quello che leggete in rete, perché è disinformazione, che equipara il wifi al GSM o all'LTE, assolutamente falso. Basti dire che noi abbiamo potenze in gioco che vanno da un decimo di watt a un watt. Il cellulare va da un watt e mezzo a due watt quando cerca la cella, e lo portiamo in tasca, queste stanno sul tetto. Le antenne invece dell'LTE che stanno sui tetti hanno potenze di 500 mW, quindi cuociono davvero, e sono ovviamente imparagonabili al un decimo di watt che noi abbiamo lì sopra. Questa un'altra, le nostre, questa qui per esempio è 0,6 watt, quindi tanto per dirvi, e sono parabole che, e queste sono per 5 GHz che utilizzano bande non licenziate, che naturalmente sfruttano e sono larghe al massimo 40 cm, quindi una sciocchezza. Qui si lavora anche di notte, perché quando si deve riconquistare una sovranità non c'è orari di lavoro. Grazie. Grazie per Luigi. Mi preme sottolineare una cosa, che per vedere o comunque per creare una comunità che utilizzi Nonet, oggi siamo a Pescara, quindi se i pescaresi sono interessati a creare una comunità Nonet, possono prendere le informazioni direttamente sul sito noinet.eu. C'è un modulo da riempire, che è una richiesta, diciamo, di informazioni. Verranno gli utenti che si iscrivono per richiedere le informazioni, verranno ricontattati direttamente da Noinet per un incontro in cui si spiegherà nello specifico come funziona la cooperativa Noinet, come funzionano le tecnologie Noinet e come utilizzarle. Sta avvenendo tutto quanto via rete, quindi diciamo le richieste passano tramite il modulo del sito di Noinet, ed è l'unico modo per poter comunque quantificare l'interesse della gente a voler fare nell'immediato qualcosa. Quindi vi rimando in questo caso al sito www.noinet.eu, e poi ovviamente successivamente, quando apriremo il sito noisovrani.it, ci sarà il collegamento diretto anche al partner Noinet. Grazie a Pierluigi nuovamente, e nel frattempo ci ha raggiunti il dottor Paolo Tanga, che molti di voi hanno conosciuto in rete per le interviste, i servizi e i convegni ai quali ha partecipato. E il dottor Paolo Tanga, ex direttore di filiale di Banca d'Italia, diciamo, adesso possiamo dire eretico, che comunque ha analizzato, comunque ha studiato l'attuale sistema e ha redatto anche un progetto di legge per l'azzeramento dell'imposta patrimoniale, che consentirebbe di dare un beneficio comunque fiscale alle imprese. Il dottor Paolo Tanga ci ha raggiunti, diciamo, dopo un lungo viaggio, e quindi gli dobbiamo concedere assolutamente e immediatamente la parola. Grazie dottore. In Banca d'Italia non ho fatto soltanto filiali, ma ho fatto anche l'ispettore di banche, quindi praticamente la realtà aziendalista del sistema bancario lo conosco abbastanza bene. E sono arrivato al pensionamento in fase di ristrutturazione dell'istituto, dopo che era stato nominato Draghi governatore della Banca d'Italia, e pensavo di poter fare il nonno, questa un po' era la mia scelta, se non che quello che avveniva era un po' diverso da quello che mi aspettavo, perché i politici cominciavano a parlare della necessità di un governo tecnico che si prendesse la responsabilità di aumentare la pressione fiscale,
e dagli studi economici che avevo fatto io, insomma, se crisi c'è, la crisi va aiutata e non aumentata. Se aumentiamo le imposte, praticamente abbiamo assistito a quello cui siamo andati. Il governo tecnico c'è stato, non mi sbagliavo. Inizialmente, quando parlavo male di del governo tecnico e di quello che stavo facendo, non ero ascoltato. Del resto io non credevo che un governo tecnico prendesse quelle decisioni, quindi mi sono rivolto a loro per portargli delle soluzioni alternative all'aumento delle imposte. E una di queste soluzioni ve la presento adesso, aggiornata con i dati attuali, che hanno una strana coincidenza, cioè li ho aggiornati per il fatto che la BCE ha deciso di prestare del denaro a banche, purtroppo in Italia solo private, allo 0,05%. Io avevo fatto un calcolo invece su una base di un rendimento del 3%, e allo Stato praticamente far pagare i prestiti all'1%. Adesso ho modificato un po' le aliquote, in cosa consiste? Cioè semplicemente quello di sostituire il pagamento delle imposte patrimoniali a carico delle imprese con un prestito allo Stato a un basso tasso di interesse. È un'operazione di carattere matematico, porta a dei risultati che sconvolgono praticamente il quadro a cui assistiamo ora. Perché sono contrario all'imposta patrimoniale? Sono contrario all'imposta patrimoniale perché l'impresa deve pagare l'imposta indipendentemente dal reddito che produce. Quindi se l'impresa già si trova in difficoltà, boccheggia, gli diamo una mazzata definitiva e assistiamo a quello che stiamo assistendo. Il sistema reale di produzione italiano va soltanto in mano estera e a noi ci tocca soltanto fare lavori subordinati. Questa è la realtà. Quindi bisognerebbe riappropriarsi non solo della sovranità monetaria, di cui io sono un fautore, ma anche della sovranità tributaria, perché adesso ci chiedono di aumentare sempre le imposte. Però è un circolo vizioso perché aumentiamo le imposte e non riusciamo a ridurre il debito pubblico. Quindi si devono pagare comunque gli interessi, aumentando gli interessi abbiamo visto una crescita del debito pubblico, anche una crescita degli interessi nonostante il valore nominale degli interessi sia andato riducendosi, perché abbiamo un pregresso di debiti contratti dallo Stato molto onerosi. In pratica cosa succederebbe? Che l'indifferenza per lo Stato tra ricevere l'imposta oppure ricevere il prestito dal punto di vista economico. L'impresa non è che non dovrebbe pagare più qualcosa, perché o c'è la disponibilità monetaria ma non è da tutti, oppure si deve far prestare i soldi per poter fare il prestito allo Stato. Quindi siccome il tasso di rendimento oggi che della BCE, praticato dalla BCE è lo 0,05% e non abbiamo nessuna banca pubblica che possa farsi prestare dalla BCE allo 0,05% questi fondi, lo Stato è soggetto alle leggi del mercato e quindi chiaramente non si trova a dover pagare un tasso di interesse contenuto e quindi stiamo in quel circolo vizioso. La mia proposta è quella di attuare una convenzione tra Stato e banche volontaria, non è obbligatorio costringerla, ma ci sono degli strumenti persuasivi per farlo sottoscrivere questa convenzione, con la quale la banca si impegna ad erogare all'imprenditore il prestito a un tasso doppio rispetto a quello che riceve dalla BCE. Quindi, siccome è lo 0,05%,
fa un prestito all'imprenditore soggetto all'IMU al tasso dello 0,10%. Io avevo preparato delle slide, però le avevo inviate via mail, ma non sono state caricate, mi pare. Comunque, se può fare a meno, diciamo così, vi dico sostanzialmente di che cosa si tratta. Certo, è la quantificazione ha delle cose che diciamo sembrano indifferenti, ma sono sconvolgenti. Le banche italiane non possono farsi prestare i soldi allo 0,05% perché si trovano nella difficoltà di affidare gli imprenditori, in quanto che il conto, diciamo, economico degli imprenditori è gravato, tra l'altro, dalle imposte patrimoniali. Ci sono? Ecco. Quindi le può mettere... si può mettere la dunque, ecco, va bene, perfetto, va bene, no, va bene questo. Allora, qui ho indicato semplicemente, non ho ovviamente questo va bene così come dato, no, va bene quella, sì, perfetto, sì. Ah, non era visualizzato, ecco. Non ho visualizzato soltanto i dati conseguenti a un'ipotesi di un'imposta patrimoniale che colpisca un'impresa. Se colpisce, facciamo una cosa così, allora, colpendo, facciamo un'ipotesi in cui l'imposta che grava sull'imprenditore sia di 12.000 euro all'anno. Quindi, dopo l'introduzione dell'imposta, il conto economico viene gravato di 12.000 euro. Quindi la situazione dell'impresa, dal punto di vista dell'affidabilità per i parametri di Basilea, peggiora rispetto al non pagamento di un'imposta patrimoniale. Il resto dei dati, sia patrimoniali che economici, non li ho indicati. Per passare alla successiva... Se si attua il provvedimento di sostituzione dell'imposta con un prestito allo Stato, lo Stato cosa riceve? Riceve un valore multiplo dell'importo dell'imposta che l'imprenditore deve pagare. Per il caso specifico ho calcolato 20 anni, in modo che il conteggio... Insomma, i parametri possono essere variati. Comunque, ho indicato 20 anni, il che significa in 20 anni il rimborso, 20 volte l'imposta, lo Stato riesce a ricevere da questa operazione, se tutti la accettano, quindi la fanno, la sottoscrivono, ricevono 500 miliardi di euro che... Se vengono utilizzati per abbattere, restituire praticamente in via anticipata i prestiti più onerosi, riescono ad ottenere esattamente un abbattimento del costo di 25 miliardi di euro, il costo per interessi, che è pari all'imposta patrimoniale che 500 miliardi consentono di abolire. Non so se è chiaro. Un po' complesso? Torniamo all'inizio, allora, via. No, questa è la prima oppure questa qui? Se vuoi arrivare a questa? No, non c'era questa. Ah, non c'era, ho capito, allora va bene. Allora, dunque, ritorniamo all'inizio in modo che questo è più semplice da vedere e non mi distrae. Allora, il sistema qual è? È quello di rendere indifferente per lo Stato il pagamento di 25 miliardi di imposte patrimoniali. Il calcolo dell'IMU quando fu messa è circa 21 miliardi e mezzo all'incirca. Quindi poi le imposte patrimoniali sono aumentate. Quindi ho fatto adesso il conteggio aggiornato per togliere 25 miliardi di euro.
25 miliardi di euro moltiplicato 20 fa 500 miliardi. 20 anni. No, per 20, perché ho calcolato lo stesso parametro, 20 anni per estinguere il debito, 20 anni, 20 volte l'ammontare dell'imposta pagata e la somma che viene prestata allo Stato al tasso dello 0,05%. Quindi lo Stato con questa operazione viene a beneficiare dello stesso tasso di interesse che la BCE pratica alle banche e che lo Stato italiano ha rinunciato ad ottenere perché ha rinunciato alle banche pubbliche. Quindi noi abbiamo privatizzato tutto e in questo modo noi avremo la possibilità di ottenere il finanziamento per il tramite dell'imprenditore allo 0,05%. Quindi c'è un'indifferenza dal punto di vista delle entrate erariali, quindi c'è una copertura alle attuali spese. L'imprenditore per pagare praticamente attualmente paga 12.000 euro se ha un'imposta di 12.000 euro in relazione al suo valore patrimoniale, cioè che è assoggettato all'imposta patrimoniale da parte dell'impresa. Invece di pagare 12.000 euro si fa prestare da una banca al tasso dello 0,1%, quindi doppio rispetto a quello che è praticato alla banca dalla BCE, quindi paga il doppio, quindi ci guadagna, non è che lo fa il servizio, è un tasso molto basso, però è un tasso molto garantito, innanzitutto perché l'imprenditore con quella somma che si fa prestare, che poi si fa prestare 239.000 euro, perché i primi 1.000 euro li versa direttamente lui. Poi verserà 1.000 euro al mese per restituire il prestito in modo tale che alla fine dell'anno avrà pagato 12.000 euro. Chiaro? Il prestito è garantito dai 240.000 euro, che sono i BTP che l'imprenditore ha sottoscritto per il tramite della banca e sono a custodia, diciamo, presso la banca, e quindi c'ha la banca il pegno ed è una prima garanzia reale. Siccome lo Stato attraverso l'imposta comunque aveva un diritto di privilegio fiscale sulle somme che l'imprenditore doveva dare, questo privilegio fiscale viene trasferito alla banca. Quindi se l'imprenditore non dovesse pagare, si troverebbe la banca ad avere lo stesso privilegio fiscale dell'imprenditore, quindi seconda garanzia. Per cui è semplicemente una partita di giro quello che fa la banca, è un servizio di intermediazione. Il tasso di interesse che riceve è più che congruo rispetto all'operazione che compie. Per effetto di questo prestito significa che, essendo ultra garantiti queste somme, già l'imprenditore ha una capacità di affidabilità nel sistema bancario, in base ai parametri di Basilea, molto più alta rispetto a quella di origine, perché non c'è più il costo nel conto economico dei 12.000 euro pagati a vuoto. Quanto c'ha di costo? Allora, questa è l'operazione alla fine del primo anno. Alla fine del primo anno l'imprenditore avrà acquistato 240.000 euro di BTP, avrà pagato mensilmente alla banca 1.000 euro di rata. Al primo anno praticamente paga 11.000 euro e i primi 1.000 euro li ha versati per arrivare a 240.000 euro per acquistare i BTP. Il mutuo bancario da 239.000 euro scende a 228.112. Quindi già nello stato patrimoniale è migliorata la situazione rispetto all'anno precedente, perché c'è dei prestiti a lungo termine, sia l'attivo che il passivo, ma quelli attivi sono maggiori di quelli passivi.
I dati sono connessi agli interessi che maturano ma non contano ai fini patrimoniali. Nel conto economico, anziché trovarsi un costo di 12.000 euro per l'imposta, si trova 232 euro di interessi passivi pagati alla banca e di 120 euro di interessi attivi che riceve sul prestito fatto allo Stato, cioè i BTP. Quindi anche dal punto di vista economico c'è un significativo miglioramento di questa impresa ai fini dell'affidabilità bancaria. È chiaro? Cioè viene fatto un prestito e la situazione dell'imprenditore migliora ai fini dell'affidabilità. Significa anche che la situazione delle banche anch'essa migliora, perché quegli imprenditori che prima si trovavano in difficoltà adesso, per effetto di questo prestito, hanno migliorato la loro situazione. È chiaro? È una semplice operazione matematica, ma che migliora tutto. È un effetto straordinario. Se noi andiamo avanti e andiamo alla metà del prestito, cioè dopo 10 anni, in attivo ci sono sempre i 240.000 euro. Nel passivo i mutui bancari sono scelti quasi alla metà, il conto economico, mentre gli interessi attivi sul prestito fatto allo Stato rimangono sempre 120 euro, quelli da corrispondere alla banca stanno sempre più scendendo e quindi sono quasi equivalenti agli interessi attivi ricevuti. Quindi questa trasformazione col tempo migliora ulteriormente. Alla scadenza del prestito abbiamo che l'imprenditore ha la disponibilità di 240.000 euro, ha estinto completamente il prestito bancario perché i 56 euro di residuo prestito se li trova nell'incasso della cedola dei BTP al 1 gennaio dell'anno successivo, gli interessi attivi sono rilevanti, gli interessi passivi che pagando nell'anno sono soltanto 6 euro. Quindi con questo processo di trasformazione noi avremmo migliorato la situazione delle imprese. Per lo Stato la situazione è indifferente perché il conto economico è quello che è, i prestiti che aveva Chiavi deve attuare altre politiche per poter azzerare formalmente il prestito. Io ero, diciamo così, promotore di tante iniziative, però ho trovato tutte le porte aperte. Ma diceva, potrei dire eretico, non è che io sia eretico, semplicemente ho aggiornato la mia posizione, ho cercato di contribuire a migliorare le cose con quello che le leggi ci consentono di fare, perché questa qui non tocca minimamente nessun vincolo europeo, perché non è un aspetto obbligatorio, non è un'agevolazione per gli imprenditori o per le imprese, non si fa nulla in contrasto con le norme europee. Però magicamente l'imprenditore si trova a non aver pagato l'imposta e se la trova nel portafoglio, perché a quel punto ce l'ha in proprio e teoricamente l'operazione potrebbe essere rinnovata all'infinito. In questo caso però non avrebbe più bisogno del prestito, perché i 240.000 euro ce li ha in portafoglio, scadono i titoli, potrebbe rinnovare il prestito allo Stato, sempre al tasso dello 0,05%, ma non dovrebbe pagare per la restituzione del prestito, non dovrebbe più pagare i 12.000 euro e avrebbe soltanto gli interessi attivi sul conto economico. Quindi una volta attuata questa, la situazione delle imprese migliora senza alcun aiuto di Stato. È una semplice trasformazione operativa. Non so se è chiaro? Sembra magico. Ma di queste operazioni matematiche ne ho presentate, ma nessuno le ha volute.
Cioè io mi sono trovato con il muro completo e quindi sto praticamente adesso, io mi sto interessando di come scoprire cosa succede nel mondo politico, perché c'è questa chiusura totale, perché cioè se vuole praticamente, io sono partito dal riappropriarsi da questa operazione, da appropriarsi dell'autonomia fiscale che a parole ci viene data, ma nei fatti ci dicono di fare sacrifici, ma i sacrifici non ci portano fuori, non ci portano assolutamente fuori. Credo di aver finito. Allora, quindi non si tratta, come abbiamo visto anche in altri progetti di questa mattina, di fare chissà quali rivoluzioni legislative o quant'altro. Vogliamo uscire fuori dall'euro, abbiamo le piattaforme per non utilizzarlo, no? Anziché aspettare che la politica ci porti fuori dall'euro. Vogliamo dare sostegno alle imprese, non c'è bisogno di andare contro quella che è la normativa europea e contro i trattati europei, basta soltanto semplicemente stravolgere un po' la contabilità, tutto nella norma. Credo che, Salvo, questa sia stata, diciamo, una giornata molto proficua e direi siamo giunti alla conclusione dopo un intenso lavoro di preparazione, ed è anche quello, diciamo, la stessa giornata che si svolgerà nelle prossime tappe e nelle prossime città. Per sapere dove ci saranno le prossime tappe, a coloro che si sono iscritti oggi e a coloro che stanno seguendo la pagina Facebook di Noi Sovrani, verrà inviato il messaggio di apertura ufficiale del sito e lì vedrete tutte le tappe del progetto Noi Sovrani. Io ho fatto gli onori di casa essendo qui a Pescara. Un sentito ringraziamento a tutti i relatori e gli ospiti che ci sono stati, anche a voi da casa, e lascio la parola e il saluto a chi ha permesso di poter trasmettere la giornata di oggi a tutti quanti via web. Salvo Mandarà. Grazie Gianluca, ancora una volta. Ecco, io il mio intervento di prima l'ho già fatto, era solo per chiudere. Sono onorato di aver avuto questa incombenza in attesa, ma sono felice anche perché così posso salutare di nuovo. Fra l'altro mi ha raggiunto un mio carissimo amico che è qui in sala, che prima non c'era, e quindi mi fa molto piacere. Ecco, vorrei dire una cosa, visto che oggi era sabato e che forse non siamo stati molto bravi nella pubblicizzazione dell'evento, i numeri in diretta non sono stati eccezionali, abbiamo avuto un picco di 300 contatti, una media di 150-200, normalmente si possono fare numeri più alti. Però quello che importa è che poi ci sarà il video in videoteca, perché tanti mi hanno scritto: cacchio, non lo sapevo, me lo potevi dire. Quindi molti avranno l'opportunità, anzi, sfruttando la banda, spero che non mi senta il sindaco del comune, sto già caricando il video di stamattina, 1,7 giga, pum, glielo sto già, ecco. Quindi se ci sbrighiamo magari già fra mezz'ora sarà online. Grazie. Sarà online il video di stamattina integrale, poi tra domani e lunedì farò i pezzettini in modo da caricare i vari singoli interventi, in modo che chi vuole vedersi, che ne so, solo... Vabbè, tu ne hai fatti tanti, quindi è impossibile. Per guardare Gianluca bisognerà guardare l'integrale. Però chi vuole guardarsi Allegretti, Saba e tutti gli altri che hanno parlato troveranno le varie pillole, ecco, così le chiamo, le pillole. E ovviamente caricherò. Iniziate a utilizzare la banda, però. Sì, no, siamo autorizzati. No, la mia era una battuta, naturalmente. Poi vuol dire a chi ha una banda così, caricare un video da 1,7 giga costa assolutamente nulla, era solo una battuta, naturalmente. Certo, però se il sindaco fosse stato qui a farci compagnia non sarebbe stato male. Forse era impegnato in qualche degustazione, in qualche evento culinario. Va bene, allora io vorrei ringraziare ancora una volta Eusebio, giusto il nome, dov'è Eusebio? Eccolo, Eusebio, il cameraman mobile che ha fatto delle inquadrature fantastiche, proprio per evitare che voi a casa vi addormentaste, perché andando a pranzo con Pierluigi dicevo, quello che fa la differenza fra una diretta streaming qualunque, come se ne vedono tante, e una diretta streaming con un pochino di passione è renderla un po' vivace.
Se tu metti una telecamera al centro della sala, inquadratura fissa, eccetera, la gente dopo un quarto d'ora cade in uno stato di incoscienza. Invece, grazie appunto alla doppia telecamera, lui addirittura ha dov'è quella bella maglietta, siamo il peggio assoluto, è andato via? Se n'è andato, mannaggia. Comunque, delle inquadrature, oppure la bandiera europea mentre si parlava di euro, eccetera, proprio complimenti a Eusebio, forse non l'avevi mai fatto, vero, questo lavoro? Ecco, bravissimo. E poi Piercarlo invece. Pierluca alla regia nel pomeriggio, visto che ero qui, mi ha sostituito. Insomma, come sempre lavoriamo in squadra, a titolo gratuito tutti quanti, naturalmente, perché proprio lo facciamo per passione. Io avrei finito, saluto tutti, quindi ecco, per chi non l'ha preso, ho ancora qualche volantino di Salvo 5.0, se volete sapere, perché normalmente tutti fanno la domanda, dove possiamo vedere la registrazione? Ecco, lì. Prendete il volantino, così troverete in videoteca tutto quello che avete già visto dal vivo. Grazie ancora a tutti. Foto di gruppo dei reduci La foto di gruppo dei reduci, dai. Aspetta che io saluto. Allora, carissimi amici, io sono venuto qui, sapete che, vabbè, devo staccare la diretta perché ho spiegato a Piercarlo o Pierluca. Chissà perché, vabbè, non ti potresti chiamare Piercarlo da oggi in poi, no. Allora, ho spiegato a Pierluca le cose principali, come cambiare i titoli, la telecamera, ma ovviamente non come interrompere registrazione, streaming, eccetera. Quindi dovevo necessariamente venire qui e sapete che io proprio sono affezionato a questa postazione, quindi sono tornato qui. Vi saluto, un abbraccio a tutti voi, spero che questa giornata sia stata di vostro gradimento e ci vediamo domani mi riposo, lunedì con il Mi Scappa la Diretta. Ciao a tutti. Ah, poi se riceverò autorizzazione da parte di Marco Saba, forse pubblicherò un video di stamattina. Abbiamo avuto una bella avventura post colazionem, ma ne parleremo, vedremo. Forse non lo pubblicherò, dipende da lui ovviamente. Ciao a tutti, un abbraccio e alla prossima. Dov'è la sigla? Eccola qua.